We are now arriving in Bologna Centrale. Non pensavo di ritrovarmi, dopo tanti anni, nella mia città universitaria e ripercorrere, senza una vera meta, quelle stradine del centro storico che sembrano quasi intrecciarsi, dove il confine tra sogno e desiderio non è facilmente distinguibile. Mi fa piacere pensare che sotto questi portici potrei vedere d'un tratto qualcuno degli amici di allora e salutarlo. Con naturalezza, parlando del più e del meno, come se nessuno di noi volesse per primo aprire la soffitta dei ricordi e liberare i suoni lontani di quei giorni, quando ancora le notizie dei telegiornali riempivano le prime pagine del nostro avvenire. Eppure diventa difficile riconoscersi adesso e ricordarci di come eravamo ed andare con gli occhi della memoria a quegli anni in cui gli ideali non avevano ancora assunto i colori del fumo ed il fruscio di un corteo che si allontana tra le urla e gli slogan dei compagni arrabbiati non avevano ancora lasciato il posto ad un palco troppo pieno di comparse e ad una barca con le vele tese di maestrale che solca il mare di Gallipoli. Diventa difficile riconoscersi adesso. Diventa difficile ammettere tacitamente che il tempo ha cambiato coloro che hanno vinto, che il tempo è passato e nessuno riesce ad ammetterlo senza voltarsi indietro. Non c'è spazio per i nostalgici, non c'è più spazio per le utopie, non c'è più spazio per le idee. Il grande freddo è arrivato. C'è solo l'acqua che può salvarci, ti esce dagli occhi e ci esce dal cielo, però ti prego, continuiamo a vederci, io ti spoglierei di quel bellissimo velo che ti separa dalla mia vita, che ci separa dalla vita di tutti, come se il mondo fosse un grande freddo, un lago gelato senza frangifrutti, un grande mondo sicuramente non bello, fatto di briciole dei nostri cuori, un grande freddo che si può sciogliere solo con le lacrime dei nostri amori. Lascia fuori dagli autobus, guarda le cicche, le sigarette,
Portate via da questa pioggia insistente, buttate via da queste vite distratte. Io ho lo sguardo perduto e le costole rotte. Non sempre si riesce ad entrare nei ricordi con il dovuto rigore. Il filtro delle situazioni successive rischia spesso di distorcere le verità. Il tempo è più facile vederlo mentre fugge e misurarlo e magari cantarlo senza comprenderlo, senza sapere se scorra sempre in avanti o se ogni tanto rallenta per ascoltare i nostri sospiri. Nella cosmologia del Big Bang, l'origine del tempo viene fatta risalire ad una grande esplosione avvenuta più di 10 miliardi di anni fa. Nella teoria del Big Bang, dunque, non ha senso chiedersi cosa sia avvenuto prima di tale evento. In quel 12 dicembre a Milano, un taxi arriva in Piazza Fontana. Le esplosioni, purtroppo, ci sono realmente state. E il tempo, che sia o meno un'illusione, inizia a fermarsi. Allora ha senso chiedersi cosa sia avvenuto prima. Inizia un periodo fatto di bombe, nelle banche, sui treni, nei comizi sindacali, nelle stazioni. Un periodo lontano che continua ad appartenere alla nostra storia recente. Anni in cui, guardando verso l'alto, si sentiva un odore di piombo e un disagio continuo. Perché quelle bombe frugano ancora nelle nostre coscienze e le condizionano. Bombe progettate per frenare le conquiste delle forze del lavoro e la crescita del blocco sociale. Bombe in cui il vero movente è stato quello di decretare di fatto lo stato di emergenza nel paese e favorire l'insediamento di governi autoritari. Agosto improvviso si sente un odore di braccia. Qualcosa che brucia nel sangue e non ti lascia in pace. Un pugno di rabbia che ha il suono tremendo di un vecchio boato. Qualcosa che crolla, che esplode, qualcosa che urla, un treno è saltato. Agosto, che caldo, che fumo, che odore di braccio. E non ci vuole molto a capire che è stata una strage. E non ci vuole molto a capire che niente, niente è cambiato. Da quel quarto piano in quest'ora, da quella finestra, un treno è saltato.
agosto si muore di caldo e di sudore. Muore ancora di guerra, non certo d'amore. Si muore di bombe, si muore di stragi, più o meno di Stato. Si muore, si crolla, si esplode, si piange, si urla, un treno è saltato. Ritrovo allora parole che non sentivo da tempo sotto queste due torri asimmetriche. Sembra ieri, ma sono passati anni intensi dalle barricate del maggio francese, dalla prima occupazione di Palazzo Campana, dai Tasebao, dai volantini, dalle Molotov. La solidarietà nazionale aveva trovato un punto di incontro baricentrico tra il Bottegone e Piazza del Gesù, convergenza che una mattina si dissolse nel bagagliaio di una Renault 4 rossa, parcheggiata in via Caetani. Certo, non ritrovo le stesse scritte sui muri. Il disagio generazionale si è trasformato, la pace d'altronde cambia le esigenze ed abitua alla comprensione. Gli anni delle rivolte sembrano appartenere a leggendari corsari del passato. I maestri allora erano cattivi, adesso controllano i registri elettronici. Allora ha senso chiedersi cosa sia avvenuto in quegli anni, quale sia stato il confine tra privato e politico. Ha senso queste storie, continuare a raccontarle. Io ti racconto lo squallore di una vita vissuta ore, di gente che non sa più far l'amore. Ti dico la malinconia di vivere in periferia, del tempo grigio che ci porta via. Io ti racconto la mia vita, il mio passato, il mio presente, anche se a te lo so non importa niente. Io ti racconto settimane fatte di angosce più che umane, vita e tormenti di persone strane e di domeniche feroci passate ad ascoltar le voci di amici reclutati pizzeria. Io ti racconto tanta gente che vive e non capisce niente alla ricerca di un po' d'allegria. Io ti racconto il carnevale, la festa che finisce male, le falsità di una città industriale. E io ti racconto il sogno strano di inseguire con la mano un orizzonte sempre più lontano.
Io ti racconto la nevrosi di vivere con gli occhi chiusi alla ricerca di una compagnia. Ti dico la disperazione di chi non trova l'occasione per consumarsi un giorno da leone, di chi trascina la sua vita in una mediocrità infinita con quattro soldi stretti tra le dita. Io ti racconto la pazzia che si compra in chiesa o in drogheria, un po' di vino, un po' di religione. Ma tu che ascolti una canzone, lo sai che cos'è una prigione, lo sai a che cosa serve una stazione, lo sai che cos'è una guerra e quante, quante ce ne sono in terra, a cosa può servire una chitarra, lo sai che siamo tutti morti e non ce ne siamo neanche accorti. Lo sai che siamo tutti morti e non ce ne siamo neanche accorti e continuiamo a dire. Fantasia al potere in realtà non è andata mai, è rimasta dentro di noi e spingeva sulle pareti per non farsi del male. Solo il tempo ce l'ha fatto capire. Ora tutto sembra più chiaro e più pesante, o forse siamo solo più consapevoli. La colonna sonora di quei tempi, dei 20 anni, dove ogni errore diventa opportunità e ogni opportunità rimpianto, sembra ora musica per pochi intimi, forse perché quando è tutto ancora intero, la rabbia e l'inquietudine ci portavano a cercare qualcosa che non conoscevamo o che forse non c'era e che ce lo siamo comunque inventato. Spesso la vita è un viaggiare dispersi in una dimensione che non si conosce, aspettando un Godot che ci indichi una risposta, che riveli il senso del tutto, come una legge non scritta. Una simbologia sottesa sostituisce ai dialoghi il silenzio, alle attese gli incontri, alle lotte la mediazione mascherata da necessità. In fondo è la maggioranza che sceglie e la maggioranza soffoca sempre i dissidenti. Vivo tutti i miei giorni aspettando Godot, dormo tutte le notti aspettando Godot, ho passato la vita ad aspettare Godot. Nacqui un giorno di marzo o d'aprile, non so, mia madre che mi allatta è un ricordo che ho, ma credo che già in quel giorno però, invece di poppare, io aspettassi Godot. Nei prati verdi della mia infanzia, nei luoghi azzurri di cieli e aquiloni, nei giorni sereni che non rivedrò, io stavo già aspettando Godot. L'adolescenza mi strappò di là e mi portò ad un tavolo grigio, dove tra tanti libri però, invece di leggere, aspettavo Godot.
E giorni a quei tavolini, gli amici e le donne vedevo vicini. Io mi mangiavo le mani, però non mi muovevo e aspettavo Godot. Ma se i sensi comandano, l'uomo obbedisce. Così sposai la prima che incontrai, ma anche la notte di nozze però non feci nulla aspettando Godot. Poi lei mi costrinse ed un figlio arrivò, piccolo e tondo, urlava ogni sera, ma invece di farlo giocare un po', io scivo fuori ad aspettare Godot. E dopo questo un altro arrivò, e dopo il secondo un altro però, per essere del tutto sincero dirò che avrei preferito arrivasse Godot. Sono invecchiato aspettando Godot, ho sepolto mio padre aspettando Godot, ho cresciuto i miei figli aspettando Godot. Sono andato in pensione 10 anni fa ed ho perso la moglie acquistando in età. I miei figli son grandi e lontani però io sto ancora aspettando Godot. Questa sera sono un vecchio di 70 anni, solo e malato in mezzo a una strada. Dopo tanta vita più pazienza non ho, non posso più aspettare Godot. Ma questa strada mi porta fortuna, c'è un pozzo laggiù che specchia la luna, è buio, profondo e mi ci butterò senza aspettare che arrivi Godot. E in pochi passi ci sono davanti, ho il viso sudato e le mani tremanti. È la prima volta che sto per agire senza aspettare che arrivi Godot. Ma l'abitudine di tutta una vita ha fatto sì che ancora una volta per un momento io mi sia girato a vedere se per caso Godot era arrivato. La morte m'ha preso con le mani e la vita, l'oblio mi ha coperto di luce infinita ed ho capito che non si può coprirsi le spalle aspettando Godot. Non ho mai agito aspettando Godot, per tutti i miei giorni aspettando Godot, e ho incominciato a vivere forte proprio andando incontro alla morte. Sì, ho incominciato a vivere forte proprio andando incontro alla morte. Io me lo ricordo, giovane, irriverente, coraggioso,
Certi ricordi basterebbe chiudere gli occhi per farli svanire, per lasciarli fissi su una pellicola. Ma il sogno di armonia ha talvolta ombre ingannevoli. Una pagina bianca fa paura, perché si hanno troppe cose da metterci dentro, o non se ne hanno abbastanza. L'11 marzo 1977, in un'assemblea organizzata da Comunione e Liberazione nella sede centrale dell'università, li ricordo, i militanti della sinistra extraparlamentare che tentarono di entrare nell'aula, respinti a forza dal servizio d'ordine interno. E ricordo che all'arrivo della polizia alcuni dimostranti lanciarono due bottiglie Molotov, colpendo il telone dell'autocarro e un carabiniere di leva. Massimo Tramontani fermò il mezzo e scese dal camion e in via Mascarella cominciò a sparare ad altezza uomo. Io me lo ricordo, Francesco Lorusso, militante di Lotta Continua e studente di medicina, ragazzo come me, colpito da quei colpi. Seguirono giorni terribili. Ti ricordi, Michel, dei nostri pantaloni corti, delle tue gambe lunghe, magre e forti, e della rabbia che mi davano correndo tutti i giorni un po' più svelte delle mie. Ti ricordi, Michel, dei nostri soldatini morti, nella difesa eroica dei bastioni, e seppelliti in una siepe con onori militari inventati lì per lì. Ti ricordi, Michel, del banco nero in terza fila che ascoltò tutte le risate di due bambini che vivevano in un sogno che non si ripeterà. Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel, che a me piaceva Garibaldi? E tu dicevi che era un buffone e che senz'altro non poteva sostenere il confronto con il tuo Napoleone. Ti ricordi, Michel, di come ti prendevo in giro per l'erre moscia che ti era rimasta? Solo ricordo della Francia e della tua prima casa e dei tuoi amici di lassù. Ti ricordi, Michel, di com'era esclusiva la tenerezza che ci univa e accompagnò la nostra infanzia fino ai giorni della nuova realtà? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel, di come a me dispiaceva quando parlavi sempre di ragazze e delle voglie che avevi con due occhi un po' sottili che non conoscevo più. Ti ricordi, Michel, di quando i miei capelli corti ti davano fastidio e dicevi
che se non la piantavo di fare il bambino, tu con me non ci saresti uscito più. Ti ricordi, Michel, quel giorno che facemmo a pugni, tornando a casa dalla scuola, con la cartella appoggiata alla colonna, a due passi dal paltò. Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel, il giorno che morì tua madre e tu piangevi tanto che anche il cane che ti voleva così bene non aveva il coraggio di avvicinarsi un po'. Ti ricordi, Michel, che tristi erano quei giorni, io non sapevo proprio cosa dirti. Che confusione avevo in testa, che stupore sul tuo viso e che voglia di partire. Ti ricordi, Michel, quei tuoi saluti alla stazione e i lacrimoni venir giù? Quando la macchina cominciò a far pressione e tu dovesti salir su. Ti ricordi, Michel, che fretta che avevano tutti di far partire la vettura? E mentre lento il tuo vagone se ne andava, ritornava la paura. Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi? Ricordo anche i miei amici dell'ala creativa, un movimento controculturale di impronta sovversiva e in qualche modo anticapitalista. I miei amici, gli indiani metropolitani isolati nella propria riserva, avvolti in un rifiuto sistematico, vissuto attraverso la fusione tra l'arte e la vita quotidiana, tra la volontà di redistribuire le ricchezze e la pretesa di fruire del tempo della vita, non più sottoposto al tempo del lavoro. Noi lottiamo per la liberazione dell'individuo dalla morsa del ciclo produttivo del lavoro e per lo sviluppo del lavoro mentale. Li rivedo quando partono per Milano in auto nel giugno del 1976 per partecipare al Festival del Proletariato Giovanile organizzato al Parco Lambro dal periodico di controcultura Re Nudo.
La prima storia di Ventotal che ho fatto, che è stata anche la prima che io ho fatto in assoluto, è stata l'unica storia, l'unica, che ho fatto sentendola moltissimo. Questa storia mi fu pagata, no? E da allora non ho fatto più cose che mi trippassero più di tanto, no? Anche perché non le puoi fare in effetti, perché sennò poi alla fine, vabbè, diventi, cioè, la marionetta di te stesso. Marco Lambro, un'esaltazione di libertà assoluta, una riappropriazione dello spazio pubblico, un happening pacifico e danzante, manifestazione spensierata in grado di radunare una variopinta geografia umana, composta da freak, militanti underground, cani sciolti, femministe, semplici curiosi e appassionati di musica. Ricordo che all'ultima edizione parteciparono 400.000 persone. Ma lo spirito originario del festival iniziava ad andare in frantumi a causa della tensione politica e dei gravi problemi di ordine pubblico. Insieme ai germi della rivolta si intravedeva la violenza degli anni di piombo. One, two, three, one, two, three. Il primo giorno che ho messo un piede alla EMI mi hanno guardato, sembravano tutti un po' scemi. Qualcuno diceva che ero forse il garzone del bar che aveva lasciato il caffè sulle scale. Qualcuno diceva che non era normale. Qualcuno rideva, rideva. Il direttore, una strana espressione sul viso, fece una smorfia e oggi voglio chiamare sorriso, e mi introdusse nel suo studio di uomo arrivato. Mi parlò di arcipelago Gulag e mi disse: io penso che oggi sia molto giusto assentire al dissenso, al dissenso. Autobiografia industriale, viva l'amore con l'industria culturale. Amore erotico e soddisfacente, ma in definitiva un po' troppo esauriente. L'arrangiatore, dopo avermi ascoltato un pochino, disse: non male, è simpatico quel valzerino. Io ci vedrei sopra un primo e un secondo violino e una viola che piange da sola, perché no una pianola, qualche cosa che prenda, che stringa alla gola, che stringa alla gola. Il tecnico audio mi squadrò con un ghigno feroce, ma il peggio è stato quando ho fatto sentire la voce, così piena di ragni, di granchi, di rane e di altre cose un po' strane. Una voce da regno dei più o da festival del sottosuolo. Una voce oltretutto che io mi accompagnavo da solo. Autobiografia industriale,
viva le tette dell'industria culturale, tette opulenti e dissetanti, ma in definitiva un po' troppo pesanti. Io a quel tempo stavo ancora aspettando Godot, cioè aspettavo la morte per poter dire rinascerò, fatto diverso, collegato d'amore alle masse, più cultura, più lotta di classe, ma Godot non è mai arrivato, si fa le cose sue ed è meglio così, certo, per tutti e due. Come prodotto, no, non sono riuscito un granché, vendono certo molto più Jägermeister di me, ma lo confesso, oh, questo in fondo è un piacere da poco e non prova che sono diverso, seriamente diverso. Com'è amaro il tuo calice vita, com'è amaro il tuo gioco. Autobiografia industriale, cioè come il latte dell'industria culturale. Un latte amaro, molto indigesto, ma soprattutto un po' troppo caro. La confezione con il marchio di verginità l'hanno affidata a un fotografo di qualità, che in verità al vedermi rimase perplesso con quella faccia da fesso. Potrei fotografarlo solamente in un cesso, magari con un po' di velluto rosso. Il primo giorno che ho messo un piede alla EMI mi hanno guardato, sembravano tutti un po' scemi, ma oggi ho capito che di tutti il più scemo ero io, l'unico che si prendeva sul serio e restava anche male, un incrocio terribile, insomma, tra un coglione ed un criminale. Autobiografia industriale, come inserirsi nell'industria culturale, cioè come possono gli intellettuali dare una mano per mantenere sempre gli stessi rapporti sociali. I tempi iniziavano a cambiare. La violenza viene percepita come forma di lotta, violenza come contropotere che il diritto del lavoro concede ed accetta. Lo sciopero, le botte ai crumiri, la lotta contro i sindacati gialli, l'isolamento dei padroni. Con le fabbriche che iniziano ad essere esternizzate, la lotta si sposta sul sociale, nelle scuole, nei quartieri. La violenza operaia diventa violenza di operai nella società. Ricordo quando l'ex partigiano dei GAP, segretario della CGIL, arriva a Roma come un monarca,
con la sua pipa. Gli studenti non lo fecero parlare. Rispetto al compromesso storico, all'austerità, alla politica dei sacrifici, il movimento va in direzione opposta. È antisistema, non mira ad alcuna conquista di potere, vuole la riduzione dell'orario di lavoro e rivendica una quota maggiore di consumo. Il movimento del 77 pose dei problemi ai quali non esisteva ancora una soluzione matura. Perciò coloro che quel movimento vissero poi furono costretti a ritornare su dei terreni per loro arretrati, per loro frustranti, poveri. Allora noi dicevamo lavorare tutti, lavorare meno. Bene, oggi il problema resta a quel punto. Lavorare tutti, lavorare meno, resta oggi la prospettiva verso la quale dobbiamo andare. Non ce n'è più per tutti. Questa è la consapevolezza che serpeggia in un movimento che spesso esprime a questo punto la difesa del proprio particolare, la conquista di aree di sopravvivenza, di aree di assistenza permanente. Dall'incomunicabilità allo scontro verbale a quello fisico. Ne fa le spese proprio il sindacato, il segretario della CGIL Luciano Lama, che il 17 febbraio tenta un comizio all'Università di Roma. Ci fu una lunga discussione fino alle 11 di sera. Qualcuno disse che se Lama veniva a fare un'operazione di polizia avremmo reagito, altrimenti avremmo discusso. Questa grande manifestazione di lavoratori e di studenti può essere forse un poco disturbata, non può essere impedita. Lama si presentò all'Università di Roma in maniera violenta e arrogante. Fu la venuta di un monarca accompagnato da un poteroso esercito che veniva a imporre la propria volontà al popolo. Gli studenti non lo fanno continuare e tra loro e il servizio d'ordine del PC che protegge Lama scoppia la rissa. Fu un errore di valutazione, un errore di comprensione su quello che stava avvenendo nel mondo giovanile, su questo movimento, su questo fermento profondo, e insomma era fortemente introiettata la vecchia cultura del movimento operaio fordista, taylorista, la centralità della fabbrica, la centralità simbolica del capo sindacale che in quanto tale era capace di parlare alle giovani generazioni. Si capì amaramente che non era così. Poi arriva settembre, il convegno sulla repressione e Bologna, la mia Bologna universitaria, si trasforma in un immenso palcoscenico, 100.000 giovani tra feste, teatro, musica, un corteo e uno spettacolo di Dario Fo in piazza 8 agosto. All'interno del Palazzo dello Sport i gruppi più politicizzati si confrontano duramente sul futuro del movimento studentesco, senza un accordo tra le varie anime. Si arriva alla rissa tra autonomi e esponenti di lotta continua. Quel convegno, quei tre giorni di settembre, segnarono probabilmente la fine politica del movimento. Tantissimi di quei giovani che volevano cambiare il mondo reagirono alla sconfitta di quel movimento ritirandosi nel privato. Altri presero invece la via del terrorismo. Era finito il tempo dell'illusione. Quando un padre riderà soddisfatto del tuo cranio di bambino e una madre piangerà sul mistero della sua maternità e la calda intimità col nulla ormai sarà finita. Sarà giunto anche per te il tempo della vita, sarà giunto anche per te il tempo della vita. Quando l'ombra di una donna leggerà nel tuo viso la paura
e il suo corpo ti dirà che è notte, e il suo sorriso che è mattino. Quando la vedrai sfiorire come un albero che muore, sarà giunto anche per te il tempo dell'amore. Sarà giunto anche per te il tempo dell'amore. Quando il sonno resterà il solo amico che ti salva una giornata, e vedrai fuggire via dalla tua casa i resti della gioventù, ed arriverai a sperare che un tuo parente muoia, sarà giunto anche per te il tempo della noia, sarà giunto anche per te il tempo della noia. Quando i vetri di una stanza resteranno le tue sole passeggiate, ed i figli e i nipoti rideranno delle tue guance scavate, e per scherzo giurerai di sentirti proprio forte, sarà giunto anche per te il tempo della morte, sarà giunto anche per te il tempo della morte. Quando dopo tutto questo cercherai una ragione o un pretesto per convincere qualcuno che il dolore tu non l'hai vissuto invano, e ti appagherai del senso che ti darà una religione, sarà giunto anche per te il tempo dell'illusione, sarà giunto anche per te il tempo dell'illusione. Gli anni sembrano volati via in un istante. Il movimento è cambiato e anche il nemico si adegua al cambiamento, si mimetizza e diventa più pericoloso. Fa credere che la guerra deve essere preventiva, che la finanza può essere creativa, che l'etica si può confondere con la morale, e sa attendere. Il nemico marcia alla tua testa, non ha gli elmetti di una volta, parte dai cancelli di Mirafiori, marcia in 40.000 ed avanza senza le tute blu, ma con i colletti bianchi. Marcia ordinato nell'autunno del nuovo decennio, fa sentire la voce della maggioranza, tanto più acuta perché silenziosa. Si chiude un periodo. Il nemico marcia convinto, sempre al tuo fianco, sempre alla tua testa.
Ma la testa del nemico dov'è? Che marcia la tua testa? Ma la testa del nemico dov'è? Che marcia la tua testa, ma che nebbia, ma che confusione, che aria di tempesta, la socialdemocrazia è un mostro senza testa. Ma una testa oggi che cos'è? E che cos'è un nemico? E una marcia oggi che cos'è? E che cos'è una guerra? Si marcia già in questa santa pace con la divisa della festa, senza nemici né scarponi e soprattutto senza testa. La socialdemocrazia non va a caccia di farfalle, lollo, il nemico marcia in testa a te, ma anche alle tue spalle. Il nemico marcia con i piedi nelle tue stesse scarpe, e quindi anche se le tracce non le vedi, è sempre dalla tua parte. Senza testa, la socialdemocrazia è un gallo senza cresta, ma che nebbia, ma che confusione, che vento di tempesta, la socialdemocrazia è quel nano che ti arresta. Fermo sotto i portici di San Vitale, mi volto e mi rivedo giovane, riflesso nel chiaroscuro di una vetrina, arrivato per studiare nella dotta Bologna, come in un film durato 10 anni. Una pellicola che inizia con il lungo 68, il movimento che nasceva nelle università, nelle piazze, ed aveva la missione di cambiare il mondo. Il movimento che ha visto marciare in massa operai e studenti scortati dalla grande illusione che la strada la si potesse percorrere insieme. Una strada costruita in 10 anni di quaderni rossi, che ha visto il primato della prassi della classe operaia rispetto al capitalismo, il mostro percepito come pianificazione unificata dell'estorsione del plusvalore. Una strada in continua evoluzione, che ha visto la rottura col sindacato, la rottura col partito, non più le sezioni, ma le fabbriche, non più l'ideologia, ma la critica all'ideologia, che ha coniugato la rivoluzione politica alla liberazione del lavoro. Un film che prosegue
nel 77. Il movimento che non crede più nelle istituzioni, nel cambiamento, impegnato a raccontarsi per affermazione di indipendenza. Il movimento che rifiuta il partito come mezzo di aggregazione in tutte le sue forme e declinazioni, che nasce dalle ceneri di una crisi economica, che ha prodotto una frantumazione del tessuto sociale diversa da quello del decennio precedente e che ha coinvolto una forte varietà di soggetti sociali. Un film durato 10 anni in cui si è pensato ingenuamente che il vento un giorno avrebbe spazzato via le istituzioni e la borghesia. Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, io non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Sei contenta se un ladro muore, se si arresta una puttana, se la parrocchia del Sacro Cuore acquista una nuova campana. Sei soddisfatta dei danni altrui, ti tieni stretti i denari tuoi, assillata dal gran tormento che un giorno se li riprenda il vento. E la domenica vestita a festa, con i capi famiglia in testa, ti raduni nelle tue chiese, in ogni città, in ogni paese, presti ascolto all'omelia, rinunciando all'osteria, così grigia, così per bene, ti porti a spasso le tue catene. Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, io non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Godi quando gli anormali son trattati da criminali, chiuderesti in un manicomio tutti gli zingari e gli intellettuali. Ami ordine e disciplina, adori la tua polizia, tranne quando deve indagare su di un bilancio fallimentare. Sai rubare con discrezione, meschinità e moderazione, alterando bilanci e conti, fatture e bolle di commissione. Sai mentire con cortesia, con cinismo e vigliaccheria, hai fatto dell'ipocrisia la tua formula di poesia. Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, io non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Non sopporti chi fa l'amore più di una volta alla settimana, chi lo fa per più di 2 ore, chi lo fa in maniera strana. Di disgrazie puoi averne tante, per esempio una figlia artista, oppure un figlio non commerciante, o peggio ancora uno comunista. Sempre pronta a spettegolare in nome del civile rispetto, sempre fissa lì a scrutare un orizzonte che si ferma al tetto.
sempre pronta a pestar le mani a chi arranca dentro una fossa, sempre pronta a leccar le ossa al più ricco e dai suoi cani. Vecchia piccola borghesia, vecchia gente di casa mia, per piccina che tu sia, il vento un giorno ti spazzerà via. È vero, siamo stati sconfitti. Abbiamo pensato di poter cambiare il mondo. Poi parte di quella gioventù che qualcuno definiva la peggio gioventù si è schierata dalla parte dello Stato, di quello Stato che si pensava di cambiare. Le forze che ci hanno battuto sono diventate marce. Le forze che ci hanno battuto hanno messo le bombe nell'oscurità. Non hanno difeso lo Stato. Lo hanno lasciato preda dell'impoverimento della cultura, delle morti sul lavoro, della devastazione del territorio, delle speculazioni finanziarie. È vero, siamo stati sconfitti, ma non siamo stati vinti. Erano importanti le ragioni delle lotte. Sono stati anni di riforme dei diritti civili, di redistribuzione del reddito. Le verità deformate provocate dal mito insurrezionalista hanno lacerato il movimento. E dentro al conflitto c'è la forza, dentro la forza c'è la violenza. La violenza è stata una delle cause della sconfitta sociale generalizzata. Molti ragazzi sono diventati ciò che non avrebbero mai immaginato, travolti dall'ebbrezza di abbassarsi il passamontagna. Molti di loro sono stati compagni usciti dal partito ed esclusi in seguito dalla memoria di quella storia per diventare segmento di una storia più grande. Un blocco di desiderio è rimasto chiuso in un recinto e adesso si sente il bisogno di ritrovare nel racconto il punto di vista di ogni protagonista. Quegli anni di piombo sono stati anni di passioni, pieni di passioni, anni di colore rosso, anni dove ci si rincorreva nelle piazze fino a notte, anni affollati in cui si era sempre con altri. Le ragioni sono sempre di parte, è vero, ma sono state ragioni di una parte che non ha buttato per terra alcuna bandiera, col desiderio compresso che altri un giorno avrebbero trovato le proprie ragioni in quelle ragioni. È vero, adesso è arrivato il grande freddo, abbiamo esaurito le parole e al potere di sicuro non è andata la fantasia, ma abbiamo vissuto, siamo stati noi a far bella la luna.
vero che dalle finestre non riusciamo a vedere la luce, perché la notte vince sempre sul giorno e la notte sangue non ne produce. È vero che la nostra aria diventa sempre più ragazzina e si fa correre dietro lungo lungo le strade senza uscita. È vero che non riusciamo a parlare e che parliamo sempre troppo. E siamo noi a far ricca la terra, noi che sopportiamo la malattia del sonno e la malaria. E noi mandiamo al raccolto cotone, riso e grano, e noi piantiamo il mais su tutto l'altopiano. Noi penetriamo foreste, coltiviamo savane, le nostre braccia arrivano ogni giorno più lontane. Da noi vengono i tesori alla terra carpiti, con che poi tutti gli altri restano favoriti. E siamo noi a far bella la luna, con la nostra vita coperta di stracci, di sassi di vetro. Quella vita che gli altri ci respingono indietro, come un insulto, come un ragno nella stanza. Riprendiamola in mano, riprendiamola intera, riprendiamoci la vita, la terra, la luna e l'abbondanza. Vero che non ci capiamo, che non parliamo mai in due la stessa lingua. Abbiamo paura del buio e anche della luce, è vero. Abbiamo tanto da fare che non facciamo mai niente. È vero che spesso la strada ci sembra un inferno, una voce in cui non riusciamo a stare insieme, dove non riconosciamo mai i nostri fratelli. È vero che beviamo il sangue dei nostri padri, odiamo tutte le nostre donne e tutti i nostri amici. Ho visto anche degli zingari felici corrersi dietro, far l'amore, rotolarsi per terra. Sì, ho visto anche degli zingari felici in Piazza Maggiore ubriacarsi di luna, di vendetta e di guerra. Io ho visto anche degli zingari felici corrersi dietro, far l'amore e rotolarsi per terra. Ho visto anche degli zingari felici in Piazza Maggiore ubriacarsi di luna, di vendetta e di guerra. Thank you.
al sax, Danilo Tomasetta. Chitarra e armonica a bocca, Roberto Soldati. Chitarra e voce, Paolo Capodacqua. Le idee e i testi sono di Alberto Minafra. La grafia, tutto ciò che è grafica, e i filmati sono di Enzo De Giorgi. La voce narrante, Donato Carelli. E l'organizzazione e l'ospitalità, Enzo Sette Ducati, Teatro Orione. Allora, sì, a questo punto c'è un amico nostro, vecchio amico, anche di Claudio ovviamente, che è un cantautore bravissimo, che però voleva fare un saluto particolare a Claudio, Alberto Cantone, se ci raggiunge. Che emozione mi dà questa situazione, Paolo, perché mi proietta un ricordo di una ventina. Sei sotto esame, tra l'altro. Sotto esame sei. Ma mi ricorda una cosa di una ventina d'anni fa. Un momento preciso. Ero un ragazzo, poco più che un ragazzo, sembra difficile crederlo, ma lo sono stato, giuro. E Claudio Lolli per me era un mito. Uno tra i più grandi cantautori. Che c'è? No, un po' di futurismo. Abbiate pazienza, ma capirete anche. Un po' di musica concreta. La roba. Allora, e Claudio per me era un mito, era quel grandissimo cantautore, quel grande poeta, uno dei più grandi poeti e cantautori della canzone italiana, che ci raccontava le storie da quella sua banconota da 5.000 lire che era in tutti i miei dischi, nelle mie cassette, nei miei spartiti, che suonavamo e ci raccontavamo come studenti, amici, compagni, nelle piazze di questa città. Queste canzoni che abbiamo ascoltato questa sera da Paolo. Poi un giorno Claudio l'ho conosciuto veramente. E l'incontro negli anni 90, sul finire degli anni 90, è stato dovuto a un amico comune che io vorrei portare con noi sul palco e vorrei salutare da qui fino a Treviso. Un amico molto importante per la storia di Claudio, si chiama Flavio Carretta. Salutiamolo prima, poi vi dico perché. Flavio è stato l'uomo che probabilmente ha permesso alla storia di Claudio di continuare in anni un po' complicati della sua vita musicale, cantautorale. Lo ha portato, riportato sui palcoscenici, lo ha aiutato e accompagnato per tutta la vita, da venditore di sogni, qual era, girando per tutte le amministrazioni del paese. Li conosceva tutti, lui faceva il rappresentante di... era un agente di commercio di un'azienda di catering, diciamo, conosceva tutte le amministrazioni, andava, vendeva il suo appalto e vendeva un sogno, un concerto di Claudio con Paolo e di molti altri amici cantautori di cui si era attorniato per mantenere viva questa tradizione poetica cantautorale. E nella sua cerchia
insieme a Paolo Pietrangeli, Luigi Grechi, a Renzo Zenobi e tanti altri, a un certo punto prese questo giovane cantautore che ero io, suo vicino di città, se non altro, no? E lui mi aprì alla conoscenza con Claudio. Nel 1998 organizzai un concerto ed era un palco più o meno così, ed eravamo seduti più o meno così, e a un certo punto presi il microfono perché Claudio voleva fumarsi una sigaretta, insomma. Presi il microfono e cantai Donna di Fiume con Paolo Capodacqua. Questa è l'emozione che mi ricorda questo momento, con Paolo seduto lì con la sua chitarra classica. Cantai Donna di Fiume mentre Claudio si beveva una sigaretta, sì, ci sta. È un lapsus freudiano, ma ci sta. Si fumava una sigaretta. Non avrei mai pensato poi che avremmo anche diviso in tante occasioni il palco in seguito, in tanti concerti, in giro per l'Italia, in quel bellissimo ciclo di serate che furono le serate partigiane di Resistere non invecchia, il filò partigiano, con Claudio, con Paolo, con Marino e i gang, con molti altri. Ma a un certo punto accadde una cosa eccezionale. Io avevo fatto il mio primo disco, intanto qualche volta ci si incontrava con Paolo, con Claudio. Stavo per fare il secondo disco e attraverso Flavio, Claudio mi disse che avrebbe avuto piacere di fare una partecipazione a un brano di questo disco che stavo per scrivere e per pubblicare. Cioè, ma voi pensate questa cosa, per me è come se mi avesse telefonato Bob Dylan, cioè le dimensioni sono le stesse, e mi avesse, anche se Claudio era un amico, oramai ci conosceva, ma come se mi avesse telefonato Bob Dylan e mi avesse detto scusa, mi fai fare un pezzettino in una canzone, no? Cioè è una cosa, è l'inveramento dei sogni, è Godot che arriva, cioè è una cosa incredibile. Claudio venne a Treviso, lo andai a prendere in stazione a Treviso, era venuto in treno, non riuscii nemmeno a pagargli il biglietto del treno, disse Alberto, no, sono venuto perché mi fa piacere, poi le tue canzoni sono proprio belle, cioè mi piacciono. Riuscimmo soltanto, l'unica cosa che riuscii a offrirgli fu di comprare una bottiglia di vino in un baretto bello vicino alla stazione, e con questa bottiglia, dopo averne bevuto un paio lì, assaggiato, ce ne andammo nello studio di registrazione a fare questo pezzo che si chiama La mia città, che era un brano invettiva contro la mia città Treviso di quegli anni. Era l'epoca di quel sindaco sceriffo, eccetera, sappiamo, non è cambiato granché. Oggi in particolare, che a Verona si sentono, insomma, tutti quelli citati nella canzone, che insomma, che dire, comprammo questa bottiglia di vino e andammo in studio. Vi confesso che in studio la bottiglia non arrivò. E quindi io sono certo di una cosa, ma ne sono proprio sicuro. Ora, fra pochi minuti, quando presi i vostri strumenti, voi, i musicisti di Lolli, per citarlo, andrete in osteria a bere un bicchiere anche di festeggiamento del compleanno di Claudio, lui sarà seduto lì. E quella bottiglia finirà molto più presto di quello che voi vi rendiate conto. E sarà Claudio che, grazie all'amore, all'affetto di tutti voi, di chi ha organizzato questa serata, di ognuno di voi, delle emozioni che avete trasmesso, Claudio sarà seduto lì. Sarà seduto, come sempre, magari dalla parte del torto. Io volevo solamente, permettetemi, grazie ad Alberto Cantone, volevo salutare, se loro me lo consentono, Marina, Federico e Tommaso. Grazie a tutti.